Ma bentornati su WhatsApp Economy, il canale che si occupa di economia, perché se non ti occupi di economia, l'economia si occuperà di te. Oggi andremo a riparlare del tema del debito pubblico. Ne ho già parlato in altri due video che, se non avete visto, vi consiglio di andare a guardare. Questa volta invece andiamo a trattare un tema molto caro ai sovranisti, così caro che addirittura l'ho sentito su un programma di Rai 2. E cioè la sovrapposizione tra debito pubblico e risparmio privato. L'Italia è un paese ancora ricco che si è convinto di essere povero. Il debito pubblico è enorme, ma il risparmio privato è ancora più grande, quasi 3.000 miliardi di euro tra azioni, obbligazioni e titoli di Stato, cui vanno aggiunti 1.300 miliardi di depositi bancari. Come abbiamo visto, la tesi è che il risparmio privato sia due volte più grande del debito pubblico e questo fatto possa rendere il debito pubblico sostenibile. Peccato però che in rapporto al debito pubblico non ci sia il risparmio privato, ma il PIL, e se gli economisti mettono in rapporto il PIL e non il risparmio privato, un motivo ci sarà. E adesso andiamo a vederlo. Ma prima vediamo come sono formate le due componenti, e cioè debito pubblico e risparmio privato. I dati aggiornati al 3 ottobre 2018 ci dicono che il risparmio privato in Italia si attesta per 4.300 miliardi di euro, composti in questo modo. Gli italiani possiedono poco più di 1.000 miliardi in azioni, 1.000 miliardi in riserve assicurative, poco più di 900 milioni di miliardi in biglietti, monete e depositi. E poi c'è tutta l'altra parte che comprende fondi comuni, depositi, titoli a medio e lungo termine, eccetera, eccetera. Quindi possiamo vedere come il risparmio privato non è sotto il cuscino degli italiani, ma lo stanno investendo in diversi modi, alcuni più produttivi e altri meno produttivi, ma comunque lo stanno investendo e fa parte della ricchezza degli italiani. Mentre, come ho già spiegato nel debito pubblico, tutto quello che devi sapere. Il nostro debito pubblico si attesta intorno ai 2.300 miliardi di euro, composti all'85% da titoli di Stato a breve o a più lunga scadenza. Il problema di questa tesi è che si ferma qui, cioè loro dicono: vabbè, tanto il risparmio privato è il doppio del debito pubblico, quindi buona così, stiamo a posto. Beh, purtroppo il problema è che non approfondiscono e non vedono dov'è il punto della situazione, dov'è il problema. Infatti andiamo a risolverlo noi il problema e a vedere come questa sovrapposizione tra risparmio privato e debito pubblico non ha poi così tanto interesse a livello economico. Ma adesso facciamo un esempio, senza creare allarmismi. Poniamo il caso ipotetico che a maggio 2019 ci sia una crisi del debito pubblico italiano e quindi lo spread aumenterebbe fino a 500-600 punti base, quindi a tassi di interesse molto elevati e insostenibili per il paese, e poniamo il caso che il governo italiano abbia molte difficoltà a recuperare capitali per finanziare la propria spesa pubblica. Come abbiamo già visto, il risparmio privato per tre quarti è già impiegato in altre attività finanziarie da parte degli italiani, quindi dovrebbe succedere che dovrebbero vendere tutte le loro attività finanziarie e reinvestirle a acquistando titoli di Stato italiano, che, come abbiamo visto, è la principale componente del debito pubblico. Però non li dovrebbero acquistare a 600 punti base, perché il problema non si risolve, perché comunque è sempre un tasso di interesse insostenibile per il governo. Quindi dovrebbero vendere attività finanziarie e acquistare il debito pubblico, però non a 600 punti base, perché non risolverebbero il problema, ma a 100-200 punti base, per risolvere questa crisi del debito pubblico italiano. Dovrebbero vendere attività finanziarie come ad esempio anche azioni di società private e quindi magari si incorrerebbe nel rischio che per i sovranisti sarebbe l'inferno di far acquisire società private agli investitori internazionali. Le attività finanziarie delle famiglie diminuirebbero perché appunto i titoli di Stato acquistati a 100-200 punti base hanno un valore molto inferiore rispetto ai titoli azionari o assicurativi che avevano già in possesso. Fondamentalmente non è che si risolve tanto il problema del debito pubblico. Ora, sono sicuro che alcuni mi scriveranno: "Eh vabbè, ma basta stampare moneta." Vi do una notizia. Non siamo negli anni 80, ma nel 2018 e non possiamo stampare moneta. Se vogliamo ritornare a stampare moneta e secondo voi risolvere il problema, semplicemente dovremmo uscire dall'Europa. Se la ritenete una scelta giusta, usciamo dall'Europa, però poi dopo affrontiamo quel discorso della moneta. Per adesso non è praticabile e quindi non la tratterò. Ma questa è solo teoria economica. Economisti, che stupidi che sono, eh? Sempre a farsi le seghe mentali su come potrebbero andare le cose. Beh, allora andiamo sul pratico. Analizziamo i primi 6 mesi del governo del
cambiamento. Questo che vi sto mostrando è un grafico che rappresenta i prezzi dei titoli di Stato al momento dell'emissione da parte dello Stato. E possiamo vedere che da maggio 2018 fino ad adesso il loro valore è in picchiata, segno che gli italiani con il loro risparmio non stanno aiutando la situazione che sta degenerando in crisi, e riportando i titoli di Stato a un prezzo normale, e cioè diciamo che sarebbe quello prima di maggio 2018. E se ancora non vi ho convinti, beh, andiamo a vedere un altro esempio reale e non teorico. Andiamo a vedere l'ultima asta che ha effettuato lo Stato, e cioè ha emesso un BTP Italia, cioè un titolo di Stato pensato per i piccoli risparmiatori. Infatti confrontiamo l'asta di novembre con un'asta di maggio e vediamo che nell'asta di maggio sono stati venduti 3,6 miliardi di titoli di Stato a investitori istituzionali e 4 miliardi a privati, che per la maggior parte sono cittadini italiani, mentre a novembre sono stati venduti titoli di Stato per 1,3 miliardi a investitori istituzionali. Mentre ai cittadini italiani, italianissimi con un alto risparmio privato, indovinate quanto hanno acquistato in titoli di Stato? Ben 863 milioni di euro. Questi due esempi già ci possono dire che il risparmio privato tendenzialmente non serve per rendere sostenibile il debito pubblico, anche perché l'abbiamo visto anche nella crisi del 2011. Anche nel 2011 il risparmio privato era abbastanza elevato, eppure non ha potuto niente contro lo spread. Beh, qualche motivo forse ci sarà, o no? Da questo discorso vorrei tornare a un concetto che ho già spiegato in uno dei miei ultimi video, cioè che l'economia non è giusta. Durante la crisi finanziaria di uno Stato, il risparmio privato interno scappa, se ne va da quel paese per tutelarsi da quella crisi. L'economia non è giusta, è semplicemente l'azione delle persone che sono delle persone abbastanza razionali e pensano al proprio tornaconto. Quindi, quando parliamo di debito pubblico, basta parlare di risparmio privato. Perché al massimo questo risparmio privato, quando la situazione diventa catastrofica, se ne va. Non risolve nulla, se ne va. E quindi, come vi dicevo già prima, c'è un motivo ben preciso per cui c'è un rapporto debito pubblico su PIL e non sul risparmio privato, perché il PIL è l'unica componente che può rendere sostenibile il debito pubblico, perché da questa percentuale di PIL lo Stato prende una percentuale in tasse che potranno rifinanziare il debito pubblico. E gli cittadini italiani, a meno che non li costringi tramite una patrimoniale o tramite un aumento delle tasse, non interverranno mai ad aiutare lo Stato. Penso che sia abbastanza chiaro, eh? Dai, guardiamoci negli occhi. Voglio comprare i titoli di Stato all'1% in questo momento? Niente, spero di essere stato abbastanza chiaro, e se non lo sono stato, giù nei commenti ditemi cosa ne pensate. Ci vediamo al prossimo video, spero presto. Vi ricordo inoltre che ho iniziato con le live e che probabilmente diventeranno un'abitudine. Deciderò più in là quale giorno e in quale orario saranno più utili e più seguite, diciamo. Quindi stay tuned, ci vediamo al prossimo video. Ciao!